Amiche e amici di Meme of Sampdoria, bentornati sul nostro canale per l'appuntamento solitamente dedicato alle pagelle che, come avete visto, oggi esce un pochino in ritardo perché ieri io ho potuto sì seguire ovviamente alla TV Udinese Sampdoria, ma in regione e quindi molto vicino a Udine e a casa mia si giocava un'altra partita, ho dovuto seguire quella, cioè tra l'altro il risultato è stato lo stesso con la vittoria 1-0 della squadra ospite. Parliamo quindi di Udinese Sampdoria. Io ho seguito Triestina Virtus Verona di playoff di Serie C. Vabbè, ma insomma, questo per dirvi che cosa? Che non essendo riusciti a far uscire le pagelle in tempo, belle calde, subito nel post partita, le facciamo uscire il giorno dopo. Sono pagelle diverse proprio perché la partita l'ho finita di vedere oggi, insomma, non l'ho potuta seguire allo stesso modo. Mi sono fatto un'idea, approfittiamone visto che ormai è tempo di bilanci. Partendo da Udinese 0, Sampdoria 1, gol su calcio di rigore di Fabio Quagliarella al minuto 88, partiamo da lì per un inizio, insomma un bilancio e uno sguardo all'indietro su che stagione è stata, su che conclusioni possiamo trarre e cosa aspettarci, cosa vorremmo dall'anno prossimo, dalla prossima stagione, chiaramente rimanendo con una serie di punti interrogativi enormi che indirizzeranno in base alla loro risoluzione la stagione 2021-2022 a partire dalla guida tecnica e giù passando per la dirigenza, direttori sportivi eccetera eccetera, osservatori e di conseguenza squadra. Per quanto riguarda la partita di ieri, insomma, soprattutto il primo tempo è stato abbastanza bloccato, per non dire noioso, però la Sampdoria e l'Udinese l'hanno giocato rispettandosi, rispettando in modo serio, quindi come se fosse una partita che valesse dei punti pesanti. Più Udinese nel primo tempo senza dover costringere Audero a cose clamorose. Nella ripresa ci siamo messi un po' più in controllo, cambiando modulo, come spesso accade da partita a partita, ma anche all'interno della stessa, partite con un 3-5-2 per metterci più o meno a specchio contro la squadra di Gotti e passando invece scivolando a 4 nella ripresa a un più tradizionale 4-4-2. Sorpresa il coinvolgimento di Medileri da inizio partita e anche qui secondo me bisogna dare merito a Claudio Ranieri che in questo momento prova a valorizzare quelli che volenti o nolenti sono di fatto patrimoni del club e quindi mi sono piaciute anche le parole di Ranieri che è conscio perché non vive in una bolla del fatto che dal punto di vista ambientale Leri non goda di grande stima da parte dell'ambiente e tifosi soprattutto, ma è un giocatore che secondo lui ha delle qualità. Evidentemente dal punto di vista psicologico della fiducia, dell'autostima gli manca quello step in più e ogni volta che lo vediamo giocare più o meno queste cose le vediamo, quindi gli ha dato la titolarità, gli ha fatto giocare un'oretta abbondante in cui ha fatto una partita in cui è sembrato comunque dentro al contesto e quindi c'è curiosità di rivederlo magari nella prossima contro il Parma, che comunque sarà molto importante perché andiamo in modo convinto a caccia di questo obiettivo che ci siamo autoimposti e che ha imposto intelligentemente mister Ranieri girare al ritorno come l'andata con i famigerati ormai 52 punti. Per quanto riguarda le prestazioni dei singoli, molto bene Omar Colli, bene la difesa, ma Colli è spiccato, che ci ha fatto vedere un po' tutto lo spettro di giocate di cui è capace nel bene e nel male, emblematica in questo senso nel primo tempo l'azione in cui ha sbagliato banalmente uno stop mandando in porta Okaka, ma poi è stato bravo a crederci, a recuperare evitando falli, rigori e complice anche una gestione non freddissima del buon Stefano Okaka che noi con discrete sensazioni ricordiamo con la maglia della Sampdoria di Sinisa Mihajlovic. E poi menzione per Albin Ekdal, un po' in apnea nel primo tempo, nel secondo è uscito alla distanza regalandoci anche giocate di fino di cui sappiamo essere capace, ma che mi hanno abbastanza fatto saltare sul divano, dato che in questo periodo non è tanto il risultato che ci porta, cioè che ci distrae, che ci tiene lì, ma se vediamo qualche giocata anche che allieti l'occhio siamo contenti, dal ce le ha regalate. Da sottolineare la gestione a livello di cambi perfetta, nel senso che è fotografata dal fatto che alla fine la partita viene portata a casa grazie a un'azione iniziata da Jankto, conclusa da Verre con il tiro in porta murato con il braccio da Bonifazi e poi
Vittoria certificata dal gol di Fabio Quagliarella, quindi i tre subentrati nel finale. A questo punto, altro su Udinese-Sampdoria, non direi, mi sono sembrati tutti a loro agio. Ho il dubbio, non so se Tommaso Augello, anche se non cambia tantissimo, in realtà parliamo di pochi metri. Sarei curioso di chiedere a Tommaso Augello se preferisce giocare da terzino o da laterale a tutta fascia, cioè come ha giocato nel primo tempo, esterno del 3-5-2 oppure classico terzino a 4, perché chiaramente può partire nel 3-5-2 qualche metro più avanti, affacciarsi con più regolarità dalle parti del lato corto dell'area di rigore avversaria, forse mettere qualche cross in più. È anche vero che partendo da terzino parte da più lontano, quindi forse ha più spazio per correre. Sarebbe una cosa curiosa da chiedere all'esterno, che è ufficialmente diventato una realtà di questa squadra. Non mi stupirei se arrivassero già delle offerte importanti in estate per lui, e a questo punto io direi di chiudere questo appuntamento con tre interrogativi che ci porteremo avanti per un mesetto buono, mi sa, e iniziamo a sviscerarli. E quindi mi aspetto le vostre risposte più del solito qui sotto. Sono curioso di sentire il polso della situazione, la temperatura che si respira a Genova su questi tre temi. Vabbè, il primo è, cioè, banalissimo, e probabilmente avrete già risposto tre volte a questa domanda, per citare un vecchio personaggio di Joelle Dixa, Mai dire gol, che faceva Massimo Moratti. Me lo ricordo solo io, forse, ma insomma faceva molto ridere. Ranieri sì o no? Cioè, lo terreste? Chiaramente adesso siamo nel periodo un po' come a scuola, quando fai le ultime verifiche e prendi gli ultimi voti per indirizzare l'esito finale della pagella. E gli ultimi risultati, al netto della figuraccia a San Siro, fanno pendere la bilancia fortemente verso il lavoro, nel senso di Claudio Ranieri, che se deve andare da dipendente dal suo datore di lavoro, porta dei risultati che sulla carta sono perentori e incontestabili. Quindi Ranieri sì, Ranieri no, io vi dico la mia, premettendo che non sono stato fan tutto l'anno, tante volte dobbiamo essere onesti, tante volte l'abbiamo sottolineato come questa squadra abbia fatto fatica a entrarci nel cuore, a scaldarci i sentimenti, mostrando del bel calcio, del bel gioco. Però mi sembra che alternative plausibili migliori non ce ne siano. Io è da ottobre che dico italiano mi piacerebbe, ma pare sia indirizzato al Sassuolo, ed è una scelta logica per italiano e per il Sassuolo. Stankovic, sento parlare di Stankovic, è una scommessa, non lo conosco, ma lui non conosce da allenatore il calcio italiano, che però ha frequentato da giocatore. Ma so, le scommesse, visti i tempi, le incertezze, le cose, lascerei stare. Quindi io mi terrei Ranieri, ecco, io mi schiero in questo senso. L'altro dubbio che abbiamo: tenere Keita, riscattarlo, spendere questi 10 milioni e spenderne anche tanti per pagare integralmente il suo ingaggio? Io direi di sì, con riserva, perché se gli costruiamo, o meglio, se pensiamo di ripartire con lui da titolare e insomma puntare forte su di lui, sì. Altrimenti abbiamo visto che forse lui non regge tanto o soffre un po', ecco, diciamo così, il fatto di dover entrare in delle rotazioni, anche se questo finale di campionato l'ha fatto decisamente in crescendo e ha giocato delle discrete partite, sia da titolare sia da subentrato. Da titolare ha giocato una partita non brillante, ma accettabile secondo me ieri contro l'Udinese, ha giocato benissimo da subentrato contro lo Spezia nell'infrasettimanale. E quindi Keita sì, Keita no, è la seconda domanda. Chiudo con una curiosità, e qui provo a sbilanciarmi, ma voglio sentire anche la vostra. Sappiamo che la nostra società al momento vive e va avanti grazie alle plusvalenze sul mercato in estate, quindi aspettiamoci almeno una cessione eccellente da giugno ad agosto. Chi sarà, secondo voi? Chi è il giocatore che immaginate che non vedremo più a settembre, ma che porterà un po' di salute alle casse della società Sampdoria? Io vi metto questi tre nomi sul tavolo: Omar Colley, in netto rialzo come prestazioni in questa parte finale di campionato, e chissà, forse c'è qualche società che può puntare e può venire a bussare dalle parti di Bogliasco. Emi Laudero è stato protagonista di un campionato sostanzialmente senza difetti, senza pecche, di grande continuità, in crescita, e quindi
mi aspetto che sia osservato da società che vanno in cerca di portiere. Una potrebbe essere il Milan, staremo a vedere. A gennaio, febbraio, probabilmente a questa domanda avremo risposto secchi Damsgaard, che invece, dopo una prima parte di campionato in cui ha stupito per la continuità delle sue prestazioni esaltanti, si è un po' normalizzato nella seconda parte. Anche Ranieri, aumentando le rotazioni, l'ha un pochino forse nascosto, non apposta, ma insomma è risultato un po' meno appariscente, e quindi forse meglio per lui e meglio per noi tenercelo ancora un anno, per maturare, per conoscere meglio il calcio italiano, magari per farlo giocare un po' di più ora che ha più conoscenze. Bene, direi che è tutto, vi ringrazio se siete arrivati fino a qui, aspetto le vostre risposte, quindi ricapitolando, Ranieri sì o no, Keita sì o no, chi sarà la plusvalenza in quest'estate? Grazie a tutti, ciao!